Mario Incudine, vincitore del premio Fabio Bernardi 2024. E che venerdì tra le 15.45 e 15.50 arriverà una perturbazione che prima una volta ci sembrava acqua e cielo. Ora invece è diventata una cosa terribile, una cosa da fare scantare. Ora diventò allerta! Ma anche i piccini da scuola facciamo andare. Ma che ne possiamo sapere noi del tempo? Mimì, chissà come ci piace di fare al Signore oggi. Mimì, chissà che tempo fa oggi. E quando farà chiave con lo sole, si dice che la morte si marita. È arrivato l'arcobaleno e noi balliamo la pizzica pizzica po'. È spuntato lo sole con mare, con barre, con reti. È spuntato lo sole con mare, con barre, con reti. Balliamo la pizzica 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 po'. Andiamo, perché i ragazzi hanno visto Mimì, sono curiosi, hanno tante domande. Devo dire che questo è lo spettacolo in cui io mi sento più a fuoco rispetto a tutti quelli che ho fatto fino ad oggi. È proprio lo spettacolo che mi sintetizza perfettamente. Se tu mi chiedi con quale spettacolo io possa descrivermi, io ti dico questo. Ti dico questo perché è veramente la sintesi del mio percorso di teatro canzone. E il mio amore per Modugno ha fatto sì che io potessi veramente mettere insieme i miei due grandi amori, che sono la musica e il teatro. Andiamo per ordine. Perché la scelta del repertorio del primo Modugno? Perché neanche Modugno stesso aveva fatto un'operazione del genere. Non esiste né uno spettacolo, né un disco, né una raccolta in cui Modugno ha messo tutti questi pezzi insieme. Quindi quando io ho pensato a come io volevo raccontare Modugno, sono partito da lì, sono partito da quel repertorio che io sentivo da quando ero bambino e che mi affascinava incredibilmente, perché se tu pensi a un artista che poi è diventato famoso nel mondo, che per diventare famoso è dovuto andare più a sud di dove era lui, quindi più a sud della Puglia, quindi scendere ancora più giù, fingersi siciliano, cantare in siciliano, inventarsi una lingua che non esiste, perché quella che canta lui non è il vero siciliano, è una lingua inventata, parte dal salentino, lo mescola un po' col siciliano, ma non è un idioma riconoscibile, un po' come Camilleri poi ha fatto 60 anni dopo con la sua parlata di Vigata. Ha inventato un linguaggio che era il linguaggio unico delle sue canzoni. Un linguaggio che gli ha consentito di aprire i concerti di Gilbert Bécaud in Francia, di diventare poi quel Domenico Modugno che, grazie a Vecchio Frac, che è la canzone che fa da spartiacque tra questo repertorio e il repertorio del Modugno Nazional Popolare, diventa il Modugno che conosciamo noi. Ma questo Modugno è il Modugno che veramente entra dentro l'anima di una comunità, di un popolo, di una città. Ne racconta Ufrasulino, che è lo scemo del paese, ne racconta l'amore tra due pesci, facendo in modo che questa storia del pesce spada potesse ricalcare il Romeo e Giulietta, però dei pesci. Parla di questo cavallo cieco della miniera che diventa cieco perché non vede mai il sole, scende giù verso a 1100 metri sotto il livello della terra per andare a lavorare con i minatori, e risale solamente l'unica volta che vede il sole e quando ormai è vecchio, improduttivo, quando ormai non se ne può fare più uso e il padrone deve ucciderlo. E lui perché utilizza questo modo di raccontare attraverso gli animali? Perché si rifà a Esopo, alle favole di Esopo, quindi utilizzare gli animali come exempla per sottolineare vizi e virtù degli uomini. Sciccareggio Umbriaco la stessa cosa, Muscioniuro la diversità, il diverso, non solo il diverso sessualmente ma anche il diverso etnicamente. Quindi diciamo che in questo primo Modugno c'è tutta la rivoluzione teatrale e musicale di quest'uomo. Lui era avanti, cioè lui faceva parlare gli animali come faceva parlare gli animali Walt Disney, capito? Certo. Cioè lui faceva parlare
lui introdusse la pizzica quando ancora in quel tempo la pizzica era solamente un fenomeno antropologico, etnoantropologico, etnomusicologico, era un rito di guarigione. Lui la prende e la porta sul palcoscenico, ha introdotto il teatro canzone con Tre briganti e tre somari, ha introdotto lo scioglilingua con la sveglietta, l'onomatopea della musica. E poi con Volare ha sovvertito la canzone d'autore, cioè l'ha stravolta totalmente, perché non si era mai sentita una canzone che cominciava con la stessa nota, che come se si fosse incantata, si ripeteva per 9 volte uguale. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Non esisteva nella canzone italiana. C'erano Granada, terra d'amore, c'erano questi svolazzi vocali, questi urlatori. Modugno invece parla, racconta, è un attore principalmente. Lui nasce come attore, lui voleva fare l'attore cinematografico, poi diventa il cantante, ma lui dentro la sua musica ha il teatro, ed è questo che fa la differenza, perché senza la sua attorialità, senza la sua grandezza interpretativa, non esisterebbe Modugno. Non esisterebbero le canzoni, quelle canzoni cantate da un altro non avrebbero avuto lo stesso effetto. Per cui Modugno diventa rivoluzionario nella scena del panorama italiano, perché spacca gli argini, rompe gli schemi completamente e diventa il cantore, il cantattore. Ecco, la prima volta che si usa questo termine è per lui, il cantattore che mancava nell'ambito del panorama italiano. Cioè lui è il precursore di tutta quella teatralità del mondo della canzone, e questa cosa mi affascinava, mi colpiva, perché poi, ora non per fare i paragoni, ovviamente con i dovuti distinguo, ma è la storia anche mia, la storia di tutti noi, di chi viene da un posto marginale. Io vengo da Enna, lui veniva da Polignano a Mare, chi lo sa dove è Enna, chi lo sa dove è Polignano, ma grazie al fuoco, come dicevi tu, all'entusiasmo, grazie a quella battuta che ogni volta che io dico mi treme il cuore, quando dice: io, a me la vita mi doveva tutto e io tempo da sprecare non ne avevo, io via la tempesta vincia e non ci bastava il mondo intero per farla sfogare, io le cose le dovevo fare, non ero cosa da aspettare io, e ogni no che sentivo per me era sì, 4 volte sì, 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 sì e sì. Fino a quando questo sì non doveva diventare un lampo, un fulmine, una saetta da squarciare la terra sicca e trovareci l'acqua d'incia, spremerla forte con una mano come una sorgiva che si vuole liberare, fino a quando sta terra sicca e muta non s'avesse messa a cantare forte, forte, più forte che c'è, perché terra senza acqua non ce n'è. Ci sono solo cristiani che ci credono, ci sono solo cristiani che credono che per trovare l'acqua sava avere un fuoco nei pensieri, che per trovare l'acqua sava sentire un petto a bruciare. Ecco, io quando faccio questo monologo mi vengono i brividi, perché effettivamente è così. Se tu hai questo fuoco che ti brucia dentro, prima o poi, o che vivi a Enna, o che vivi a Polignano a Mare, o che vivi a Lampedusa, o che vivi a Catanzaro, prima o poi ci arrivi dove devi arrivare. Ci arrivi, perché hai talmente tanto fuoco dentro, come diceva Ignazio Buttitta quando scriveva le sue poesie. Lui diceva: se io non poeto mi brucia la gola. Ecco, e lui era così, lui era uno che doveva poetare, che doveva cantare, e questo, tutto questo mi ha affascinato. Quindi quando ho chiesto all'autrice, che è Sabrina Petix, e a Moni e a Giuseppe Cutino di dirigermi in questo spettacolo, siamo partiti da qui, anche da questo parallelismo. Se tu senti Lugrillo e la Luna oppure Notte Chiara, ti rendi conto che Modugno aveva una reminiscenza classica, nel senso che era un uomo che frequentava il teatro, non solo quello popolare, ma anche quello colto. Era un uomo che conosceva le opere, che l'aveva sentita la Norma, che l'aveva sentita la Lucia di Lammermoor, che l'aveva sentito il Va Pensiero. Cioè non era un cantastorie e basta. Cioè aveva una grande cultura che poi si riflette in tutto quello che lui scrive, soprattutto nella metrica delle parole, soprattutto nell'utilizzo di certe armonie, soprattutto nell'utilizzo di certe artitezze ritmiche. Era uno che sicuramente aveva respirato un certo tipo di musica, e a maggior ragione questa formazione viene fuori in questa prima fase della sua produzione. Magari poi dopo va di mestiere un po', e quindi fa la canzone perché deve farla. Qui invece aveva il fuoco che
bruciava dentro, cioè queste erano le canzoni che lo dovevano consacrare, e quindi lui non poteva sgarrare, non poteva fare brutta figura, non poteva sbagliare, doveva andare per forza in una direzione. Allora ragazzi, vai, sotto grazie. Con le domande, sotto con le domande. Io stasera voglio iniziare io. Noto che dall'inizio, come credo hanno notato tutti, se non mi sbaglio anche tu, ma soprattutto i musicisti, ogni fine di una canzone si tolgono un indumento, fino ad arrivare quasi nudi, diciamo. Ecco, quello lì purtroppo ci ho provato, ma non l'ho capito, però mi è piaciuta molto questa cosa. Siccome è un viaggio al contrario, okay? Quindi è come se al posto di salire, hai visto il monologo quando io parlo del sud e del nord? Sì, quindi sì, è come se noi stessimo salendo, perché lui va verso Roma, no? Okay. In realtà lui sta scendendo. Quindi questa discesa, che è anche una discesa come Orfeo agli inferi, per trovare poi Euridice, che è poi la musa, no? L'amore, cosa fa? Parte dall'inverno, cioè parte dall'inverno della vita, e piano piano attraversa tutte le stagioni dell'esistenza fino ad arrivare all'estate, cioè fino ad arrivare al sole. Quindi lui parte col cappotto e arriva a piedi nudi, tant'è vero che volare lui la fa a piedi nudi e a cappella, quindi significa che tutto quello che c'è stato attorno, anche musicalmente, anche dal punto di vista degli arrangiamenti, si svuota, cioè man mano si scarnifica tutto, si toglie tutto il superfluo, e alla fine che cosa rimane? L'essenza della vita e dell'arte. Per cui volare non ha bisogno di nessun altro arrangiamento, va bene con la voce, e il fatto che tu lo faccia a piedi scalzi, che io lo canto a piedi scalzi, è per recuperare, proprio perché stiamo parlando di volare, quindi è stato il pezzo che lo ha esaltato di più. Invece i piedi scalzi sulla terra dimostrano che quest'uomo è ancorato alla realtà, è ancorato alla vita, alla verità, è ancorato alla gavetta, alla sua storia. Non è uno che se l'è scordata, la sua, da dove viene. Bellissima. Quindi i piedi scalzi nella terra è per ricordarci noi da dove veniamo, se abbiamo successo. Anche se noi raggiungiamo il successo, non dobbiamo mai perdere il contatto l'umiltà. Con la terra. È l'umiltà. Quindi i piedi scalzi sono l'umiltà, sono il contatto con la terra, e sono soprattutto la nudità dell'arte, che non ha bisogno di nessun orpello. Tu organizza una giornata, io vengo la mattina, pranziamo insieme, il pomeriggio facciamo un laboratorio e stiamo insieme. Organizza, che io grazie, vengo Mario. Con grandissimo piacere. Grazie Mario, non vedo l'ora. Grazie a voi. Secondo te Modugno perché ha scelto di venire a sud anziché a nord? Ci sono due motivi. Uno di ordine filosofico e uno di ordine pratico. Quello di ordine pratico fu perché Frank Sinatra gli disse: fingiti siciliano e conquisterai il mondo. Quello filosofico è perché tutta la nostra civiltà parte dal sud. Quello che non hanno voluto capire mai gli altri è che tutta la nostra civiltà parte dal sud. Tolstoi diceva: racconta il tuo villaggio e sarai universale. E lui che cosa ha fatto? Ha raccontato il suo villaggio, che era quello di Polignano a Mare, ma che poteva essere quello di Palermo, quello di Catania, di Ragusa, di Enna, di Crotone, di Catanzaro, di Reggio Calabria, di Scilla, uguale, perché qui noi abbiamo la culla della civiltà. Qui ci abbiamo avuto Archimede, abbiamo avuto Eschilo, abbiamo avuto Pitagora, abbiamo avuto la civiltà greca, abbiamo avuto i latini, abbiamo avuto tutti i più grandi intellettuali, da Pirandello a Camilleri. Cioè, il genius loci è qui. Quindi tutto quello che... fatevi una domanda, questo ve l'avrà detto Moni 100 volte. Perché la grande civiltà teatrale nasce al sud? Perché noi siamo famosi al mondo per due autori, che sono Edoardo De Filippo e Luigi Pirandello. Perché? Perché Dario Fo si è dovuto fingere pure lui siciliano, inventando un Gramlò, ed ha vinto il premio Nobel? Perché
Roberto De Simone con la Carta Cenerentola ha innovato il teatro italiano, partendo dal racconto di una borgata napoletana. Perché queste cose ce le abbiamo solo noi. Quindi lui, per essere originale, paradossalmente, doveva andare indietro. Cioè, per trovare la sua originalità, doveva scendere sotto. Ripeto, doveva andare come Orfeo agli inferi, per andare a prendere la materia viva, la lava di Efesto, nell'Etna, quella materia che brucia. E allora lì poteva avere qualcosa che lo rendeva diverso da tutti gli altri. Ma anche oggi, fateci caso, se voi accendete la radio, il 99,9% della musica è uguale. Non riconosci più nessuno. Proprio non distingui le voci, ti sembrano tutti uguali. È vero o no? Quando cantava Modugno, appena faceva una sillaba già ti conoscevi che era lui. Adesso arriviamo nel momento del premio. Ti facciamo vedere questo video che è stato realizzato da Lello Arcuri, che fa parte della nostra associazione, diciamo, che si occupa, diciamo, di tutta la nostra questione ufficio stampa, realizzazione video, è un po' veramente anche il mio badante, quindi lo ringrazio, ne ho bisogno, e quindi ti facciamo vedere questo video, così ti spieghiamo bene il senso di questo premio. Seconda edizione del premio Fabio Bernardi, il riconoscimento pensato dall'associazione Guitti Senza Carrozzone, dedicato a chi con il proprio talento e la propria arte ha sempre cercato di dar voce agli ultimi. Tutti abbiamo gli stessi diritti, quantomeno solo per il fatto di essere degli esseri umani. Con questa frase si potrebbe riassumere un pensiero che in Fabio si è sempre fatto carne e voce. Cantare di chi sta ai margini, dei più deboli, degli esclusi, degli emarginati, sognando un mondo che qualcuno riterrebbe utopico, fatto di giustizia e solidarietà, in cui il vicino diventa fratello con cui condividere la gioia e il dolore. Questo è il grido di speranza di una musica che ha sempre cercato di avvicinare le persone e mai di separarle, di far nascere quell'empatia che forse oggi manca troppo a tutta la società, straziata da una dicotomia interiore che non permette di ricucire quello strappo che troppo spesso contraddistingue il vivere umano. Nella passata edizione il premio creato dall'orafo Michele Affidato è stato consegnato a Monio Vadia, quest'anno il riconoscimento è invece andato a Mario Incudine. Cantautore, autore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è uno dei personaggi più rappresentativi dell'arte a 360 gradi. Impegnato nel panorama musicale e teatrale, insegna anche canto e recitazione a tutti i livelli, dimostrazione questa che quando hai un talento, questo non vada mai nascosto ma messo a disposizione dell'altro, esattamente come Fabio faceva. Con questo premio l'Associazione dei Guitti Senza Carrozzone non solo riconosce l'immenso talento di Mario Incudine e il ruolo che continua a rivestire nel campo artistico nazionale, ma vuole lanciare un messaggio importante, quello di tornare a meravigliarsi e stupirsi di quanto il bene possa cambiare profondamente la vita di ognuno, uscire da quella chiusura egoistica che la pandemia sembra aver accentuato per tornare a respirare e a guardare negli occhi chi ci sta di fronte. E questo è la magia che possiede il teatro, la musica e tutte le altre forme dell'arte. Bellissimo, bellissimo veramente, mi avete commosso davvero, bellissimo. Questo è quello, insomma, che per noi rappresenta questo premio, quindi tu e Moni rientrate proprio in questa, come possiamo dire, tipologia di umanità. Cioè quell'umanità, quell'arte, nel vero proprio, quando l'arte è arte, cioè che siete al servizio del prossimo, sempre. E il nostro Fabio era così, quindi abbiamo deciso, per mantenere viva la sua memoria, di tenere vivo questo premio e di consegnarlo a tutti quegli artisti che, secondo me, onorano proprio questa parola, col proprio modo di essere. Grazie, sono onorato, sono felice di intanto di essere accostato a lui e alla sua poetica. Ma è un premio che mi responsabilizza ancora di più in questa missione, perché di missione si tratta. Grazie veramente. E il premio che è stato realizzato
e questo lo ringrazio tantissimo, da un'eccellenza che Michele ha affidato. È uno dei più grandi orafi che ci sono nel mondo e che ha accolto la nostra associazione come un padrino e ha realizzato questi premi che sono meravigliosi. Anche lui a servizio appunto del mette a disposizione il suo talento anche in queste situazioni con noi. Quindi io lo ringrazio veramente dal profondo del cuore. Ti facciamo ascoltare Fabio. Bellissima voce, fra l'altro, anche una bellissima vocalità, particolarissima. Non lo conoscevo, ma ora me lo andrò a cercare e mi vado a vedere le sue cose. Veramente bellissimo. Eccolo okay. Qua, ecco il premio. Grazie a tutti. Premio Fabio Bernardi a Mario Incudine. Grazie a tutti. Grazie Mario. Grazie Mario. Ciao. Un salvo tempo fanta che sta piazza. E poi Modugno, insomma, un po' lo conosco. E quindi ci vuole un po' di potenza e prepotenza. Si tratta come un cane per la via. E Mario ce l'ha. Si picchia con la sua manazza. Con la vita mia, dici che è mia. Distruggi. Distruggila, Gesù. Fallo per mia. Con voi la giustizia se la avanza. Già è ora. Già è Luvitti. Già è Luvitti. Già è già è Luvitti. Luvitti. Già è ora. Già è Luvitti. Già è Luvitti. Già è Luvitti. Luvitti.